scusami Stefano, però credo che questa sono la fine di uno di un ambulante, quindi ti permetto a parlare. Scusa se do le spalle a qualcuno. Comunque questa è una manifestazione prettamente basata sul diritto e il bisogno di lavorare degli ambulanti. Devono parlare gli ambulanti, non devono parlare politici, perché non c'era bisogno che il politico venisse oggi qui a parlare grazie ad attraverso la nostra manifestazione. Il politico ieri non vi ha considerato, non dovete dar diritto a parola oggi che li abbiamo noi invitati. Ieri dove eravate per dire una parola di conforto verso questa categoria? Ieri voi non c'eravate, quindi che venite qui a fare campagna elettorale. Brava. Salvatore Martina, Mario Donatello o Tommaso Attanasi, fare queste manifestazioni perché voi dovevate dire la vostra già da ieri, lunedì, martedì, mercoledì, l'anno scorso, il mese passato, voi dove eravate? Cioè non è che noi dobbiamo creare delle manifestazioni e voi oggi venite qui e dite la vostra, perché non l'avete detta ieri? Cioè grazie a noi oggi dite la vostra, perché la categoria degli ambulanti ieri non esisteva, il mese scorso non esisteva. È facile voi con la pancia piena dire noi andremo in regione, noi andremo a Roma. Bene, dovevate pensarlo prima, non grazie a questa manifestazione. C'è un signore che massima stima ha dichiarato di avere 6,10 € in tasca, voi non avete battuto ciglio, avete continuato a parlare che io sono Carlo, io sono Bruno. Bene, io sono una cittadina di Francavilla, ho preso parte a questa manifestazione, onestamente, oneri e onori a voi e alle vostre cariche, però veramente umiltà verso questa categoria che ancora ad oggi viene da voi messa da parte. State negando il diritto di lavorare a della gente che paga le tasse, della gente che è sempre in prima linea anche nelle vostre campagne elettorali. Siamo brava, noi ambulanti, brava, perché senza la FIVA e senza casa ambulanti, e parlo apertamente sul territorio francavillese perché su quello cegliese non mi permetto, non do bocca, che siamo buoni quando dovete chiamare, quando dovete dire questa cosa, sosteneteci, venite al consiglio comunale, fate questo, invece ieri dove eravate? Cioè voi avete sentito qualcuno di loro in questi mesi? Mai! Qualcuno di loro vi ha chiesto anche come state? Mai! Come spiegate ai vostri figli che non potete permettervi un uovo di Pasqua? Cioè ma di cosa si sta parlando? Io posso dire veramente con certezza, perché conosco molto bene Antonello De Nuzzo, anche se non l'ho sostenuto e lui lo sa, che comunque almeno a livello anche affettivo, a livello di supporto umano, tende comunque a stare vicino a questa cittadinanza. Oneri e onori anche a lui, ma voi, tutti voi, avete mai sentito loro? Li avete mai visti al mercato? Sono mai venuti al mercato? C'è mai qualcuno di loro che viene al mercato? Mentre voi stamattina eravate qui a perdere anche un po', tra virgolette, la dignità, l'avete persa nel momento in cui voi parlavate dei vostri problemi e il vostro vice sindaco ci rideva in faccia. E mi prendo la responsabilità di quello che dico. La signora Maria Passera ci rideva in faccia. È vero. Ci rideva in faccia. E questa cosa non si fa, perché noi qui non stiamo perdendo la nostra dignità, noi qui stiamo lottando, rispettando le regole, stiamo lottando per il nostro bisogno di lavorare, perché non vogliamo poi non poter pagare le tasse, perché facciamo di tutto per poter pagare le tasse. Il ringraziamento qual è? Una risata da parte di un vice sindaco che ad oggi per me è inaccettabile, cioè proprio inaccettabile. Persone che... Domenico, non me ne voglio, cioè, però sinceramente, no, anche lei mi perdono, cioè, la cosa che io dico, lei non, cioè, non mi piace il fatto che comunque ci debbano essere delle sviolinate per un contesto politico che qui, su questo territorio, oggi non c'entra con la manifestazione. Ma se non sarebbero venuti i politici, il messaggio a chi lo devi dare, a Cutolo della Palazzina? No, non sto dicendo.
sono venuti e tutti loro possono parlare. Sono sempre in prima linea sulla tua politica. Non mi dà questo modo di fare, che lei sta lei in primis toglie il microfono agli ambulanti per far parlare loro due. Devono parlare loro due. Sì, possono parlare. Ci devono dire che loro ci devono parlare, però devono anche capire. Non basta parlare, devono capire pure. Anche se è un po' difficile. Lui è ambulante, no Bruno. Con tutto il rispetto per la signora. Cioè non è la manifestazione per gli ambulanti. Ma secondo la signora noi siamo delle persone.